Non mi stupisce che chi ha consentito questo scempio non capisca la rivoluzione, perché se avesse capito ciò che faceva, probabilmente l'avrebbe fatta. Così sulla rivoluzione della sosta in città, il sindaco di Como Alessandro Rapinese replica alle polemiche arrivate nelle scorse ore da parte delle opposizioni di Palazzo Cernezzi, sia centrodestra che centrosinistra, accusano il sindaco di aver soltanto aumentato le tariffe dei parcheggi senza alcuna rivoluzione. Quando dicono che ho tolto i posti di via Iuvara Albertolli e ho tolto le macchine a gente di Iuvara Albertolli, chi parla non ha la minima idea di cosa sta dicendo, perché quando tu hai il pass per la zona 2 che davano ai fortunati residenti, andavi via Albertolli, lo trovavi? No. Andavi in via Iuvara, lo trovavi? No. Andavi in Piazza Perretta, non lo trovavi? No. Allora uscivi. Inizia la transumanza, uscivi e andavi a cercarlo in via Volta, non lo trovavi? Andavi in piazza Roma, non c'è mica scritto il nome della persona che ce l'ha. Adesso ce l'ha Adesso è però. molto diverso, adesso è uno spettacolo, perché chi entra in centro per cercare un parcheggio o trova piazzale Maggiolini 24 posti che sono lì sulla destra, entra nella stessa direzione, va in piazza Roma, se non lo trova lì perché c'è piazza Roma e Bianchi Giovini, basta, finito, tutto il resto è in via Uguadri. Il primo cittadino sulle nuove tariffe ancora spiega. Tariffe non abbiamo aumentato praticamente niente se non la prima ora rossa. Per i lavoratori l'abbonamento di 5 giorni, ma mi faccia dire che nello stesso momento dove passiamo a 5 euro al giorno, se sei proprio un lavoratore che vuole venire in centro, perché la Santarella, la via Sant'Abbondio, l'ultimo posto della via Sant'Abbondio, io esco a piedi, l'ho fatta in 2 minuti e mezzo, sono 280 metri, attraverso Viale Innocenzo, via Lucini, e arrivo in Viale Varese dove quel poveretto paga 2 euro Allora, all'ora. Questi lo pagavano al giorno. a breve inoltre l'amministrazione cittadina dovrebbe annunciare ulteriori novità sul tema parcheggi e nuove tariffe in città. Da tempo infatti la giunta lavora un progetto per differenziare i costi per residenti a Como e non. Si tratta di un sistema da utilizzare con i nuovi parcometri a vantaggio dei residenti comaschi. Nei mesi scorsi era stata ancora una volta il sindaco a spiegare che erano diverse le opzioni sul tavolo: abbassare la tariffa oraria per i residenti lasciandola invariata per chi arriva da fuori città, oppure non toccare la tariffa ma soltanto per i comaschi, alzarla per gli altri. Con Como Servizi Urbani, la società che gestisce parcheggi cittadini, abbiamo avuto diverse riunioni, dice Rapinese. L'obiettivo ora è superare le difficoltà tecnologiche.